Allora, sì, esattamente per come abbiamo detto, il titolo della canzone nasce per caso, tutta la canzone poi nasce per caso. Un annetto fa circa, non mi ricordo in quale occasione, io stavo scrivendo semplicemente una nota sul mio telefono e in questa nota era un discorso più ampio, a un certo punto dovevo scrivere l'amaro in bocca, ho digitato male qualcosa, il correttore automatico del telefono mi ha scritto l'amore in bocca. Da lì ho guardato questa espressione, ho deciso di segnarmela, di salvarmela perché ci ha affascinato. L'abbiamo tenuta lì per un po' di mesi e poi di nuovo per caso abbiamo incontrato e conosciuto una giovane autrice e artista che si chiama Cecilia Del Bono, che adoriamo. Abbiamo deciso di organizzare una sessione senza pretese e lo raccontiamo sempre, eravamo a colazione la mattina della sessione e ci siamo esplicitamente detti: oggi rilassiamoci, vediamo se riusciamo a lavorare insieme, vediamo se c'è qualche vibrazione positiva, ma il pezzo non dovrà per forza uscire, vediamo cosa succede, insomma. Nel giro poi di 4 ore in realtà abbiamo scritto l'amore in bocca e né noi né lei ci saremmo mai aspettati che sarebbe stato poi in gara a Sanremo. Quindi assolutamente è nato tutto molto per caso. Forse la maggior parte delle volte è meglio quando Sì, improvvisata e non ci pensi, tendiamo a non paradossalmente. farlo quasi mai, perché la maggior parte delle volte lo facciamo per la fine, cioè finisce la giornata in cui buttiamo tutto quello che abbiamo fatto durante la giornata, quindi Ma diciamo che una canzone indotta per me è sempre Sì. peggio di una canzone dedotta. Allora, le ragioni sono sicuramente varie. Avevamo sul piatto questi due pezzi, ma quasi da subito in realtà era già deciso quale dovesse essere quello per big e quello per giovani. Nonostante non avessimo nessun tipo di garanzia, siamo andati praticamente subito diretti su Chitristi per Sanremo Giovani, semplicemente perché era un biglietto da visita un po' più immediato. Rispetto ad Amore in Bocca, Ok. e anche perché Amore in Bocca, ovviamente, dal suo lato si prestava molto di più per un arrangiamento orchestrale, e di per sé, quindi le motivazioni di base sono queste. Poi entrambe comunque sono un buon riassunto di quello che facciamo insieme, soprattutto sono un buon riassunto di quello che noi siamo, ma anche qui non è vero, andiamo a cambiare molto spesso, quindi siamo molto contraddittori anche con noi stessi, perché alla fine sono due mondi completamente diversi e anche le cose che usciranno poi dopo saranno diverse da queste due sicuramente. Sicuramente siamo contenti di questa Certo. cosa, soprattutto considerando le nostre prime esperienze. Mi ricordo l'esperienza ad Amici in particolare, in cui il Esatto. nostro problema principale e la critica che ricevevamo più spesso era proprio: chi siete? Non Che avere cosa un'idea. fate? Qual è la vostra direzione? Noi non ci siamo mai impegnati in realtà per trovarla una direzione, però credo che sia abbastanza normale. Si continua a lavorare insieme per anni e prima o poi il suono viene fuori da solo. Ed è quello che sta succedendo adesso e chiaramente ci fa molto piacere poter essere riconoscibili. Mettiamo le mani avanti, potremmo non essere più riconoscibili già magari fra un anno, nel senso Esatto, che benissimo. allora ti anticipiamo che in realtà la resa del brano con l'orchestra non sarà troppo lontana da quella che il brano in versione disco. Ci abbiamo tenuto che tutta la parte di cane e di arroganza che c'è in questa produzione rimanesse anche nella versione con l'orchestra. Però l'hai detto tu bene spesso, l'orchestra dà un di più in questo caso, perché è un brano che proprio a livello di progressione armonica si presta molto a un arrangiamento con violini, comunque archi, fiati, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere un'aggiunta addirittura rispetto alla versione disco, ma non sarà così lontano. E poi l'emozione di provare con l'orchestra è assurda, Incredibile. impagabile. Non abbiamo ancora realizzato realmente cosa succede. Un po' come molte altre cose che abbiamo fatto fino ad oggi, cerchiamo di arrivare con poche aspettative in generale. A differenza del percorso di Sanremo Giovani, che era sicuramente per noi è stato e sarà quasi sicuramente meno ansiogeno, ma per il semplice fatto che Sanremo Giovani la vittoria escludeva, anzi, la non vittoria avrebbe escluso questo Certo. percorso qua. Quindi lì abbiamo sentito un po' di più il peso della gara. E a Sanremo vogliamo e siamo sicuri di voler stare un po' distanti da questa Atmosfera. percezione di competizione, anche se ovviamente sarà inevitabilmente così. È ovvio che ci chiedi se vogliamo arrivare in classifica, diciamo di sì, però non è quello il nostro obiettivo è arrivare lì e far vedere chi siamo, e se qualcuno si affeziona benissimo, ci vediamo ai concerti, altrimenti Esatto.
cioè, in qualche modo alla fine quello che noi stiamo facendo da anni è come se fosse una ricerca, uno scout anche dal punto di vista nostro, no? Noi lanciamo degli ami e aspettiamo che abbocchi qualcuno che abbia voglia di salire su in barca con noi a farsi un giro. Allora, ti diciamo la verità, sicuramente Sanremo ha una vibrazione diversa da tutto quello che abbiamo fatto finora. Però vabbè, ci è capitato già un paio di volte di essere in TV, di avere delle telecamere di fronte, quindi a quello siamo un po' più abituati. E a dire il vero, il palco forse è la variabile che meno ci spaventa. E qua voglio precisare, non perché ci sentiamo sicuri, ma perché alla fine il nostro mestiere è quello: esclusivamente scrivere le canzoni e poi suonarle in primis. Quindi dovrebbe essere la parte più tranquilla. Sarà poi, essendo la nostra prima esperienza, ci stanno spiegando da fuori cosa succede durante quei giorni e sono sicuro sarà un delirio, sono sicuro ci sarà un'attenzione spasmodica nei confronti di tutto, di ogni azione, smorfia, sguardo. Noi siamo musicisti, tra virgolette, nel senso che io canto, lui suona, poi essere musicisti e cantanti forse è ancora un'altra cosa, però il nostro compito è suonare e offrire qualcosa alle persone che ci vogliono seguire. Tutto il resto è un contorno. Certo. Allora, per quanto riguarda la questione cover, come puoi immaginare, avendo anche noi fatto X Factor, ci teniamo parecchio e ci divertiamo molto a fare le cover, ci divertiamo a portare pezzi che adoriamo nel nostro mondo. In questo caso specifico abbiamo cercato di seguire un po' la falsariga della cover di Creep a X Factor. Quindi il mood era prendere un pezzo intoccabile e toccarlo. E vedere poi che cosa succede. Taglio un po' corto, il brano in questione è Alleluia di Coen, quindi Ammazza. una canzone coverizzata un miliardo di volte, però non abbiamo mai sentito una versione che restituisse l'atmosfera che noi vogliamo invece dare a questo pezzo. E in più Alleluia è un pezzo che si porta dietro un miliardo di contraddizioni, viene avvicinato a Dio e alla Chiesa quando in realtà parla di tutt'altro, è un'ode alla vita terrena e all'essere umano. In sé per sé. Mario, vai sul duetto. Il duetto in realtà ci abbiamo pensato tanto, non trovavamo qualcuno che fosse disposto o che fosse disponibile in realtà semplicemente a fare questa pazzia con noi. Poi alla fine, a tempo perso, abbiamo provato a chiedere a Skin e ha accettato. Sì, io ho tanti ricordi di Sanremo anche quando ero più piccolo, poi è cambiata tanto la percezione del pubblico nei confronti di Sanremo e ho iniziato a seguirlo più assiduamente negli ultimi 3 o 4 anni. Anch'io. La canzone che mi porto dietro da più tempo e che credo rimarrà per più tempo dentro di me è Argento Vivo. Bellissimo. Pezzone incredibile. Ma anch'io, Concordo. stesso discorso di Alessandro. Per me, i Coma Cose, ogni anno anche loro riescono a stupirmi. Fiamme negli occhi, la canto ancora adesso. Non so se è possibile. Quindi,